L'esiguità delle piante organiche dei comuni sta mettendo da tempo a dura prova l'attività degli enti locali periferici, tanto da costringere i sindaci e le amministrazioni comunali a ricorrere ad ogni stratagemma previsto dalla legge per evitare la paralisi. E accade così che al comune di Sarno, agli 8 lavoratori attinti dalle graduatorie del reddito di cittadinanza, questa mattina si siano aggiunti 20 giovani volontari, diplomati, laureati e laureandi, impegnati nel progetto Giovani Informati del comune di Sarno nell'ambito del Servizio Civile Nazionale. Primo giorno dunque a Palazzo San Francesco per loro, ad accoglierli per il saluto di benvenuto proprio il sindaco Giuseppe Canfor, il vice sindaco Roberto Robustelli e gli assessori Anna Maria Della Porta, Utilia Viscardi e Francesco Squillante. Da oggi, pertanto, per questi ragazzi prende il via una nuova esperienza di servizio pubblico e di utilità sociale rivolta alla comunità di Sarno. Un impegno della durata di un anno che li vedrà impegnati negli uffici comunali per circa 25 ore settimanali, con un compenso di poco più di 400 euro al mese. È un'opera di grande responsabilità che va svolta con la massima serietà, ha avuto modo di dire il primo cittadino, con il supporto costante degli uffici di riferimento e degli amministratori che vi porterà ad interfacciarvi con la realtà della vostra città che sono sicuro vi coinvolgerà e magari vi segnerà nelle vostre scelte future, nella professione e nella vita, ha dichiarato il sindaco Canfora rivolgendosi ai giovani volontari. Il comune da anni ormai continua ad investire nel servizio civile per l'importanza che riveste per i giovani e per l'intera comunità. Dunque a tutti un augurio di buon lavoro, sapendo che questo sarà un anno di impegno, responsabilità e consapevolezza nello svolgere un servizio pubblico per la vostra città. Proprio ieri nei nostri studi il sindaco Canfora aveva evidenziato la situazione drammatica che gli enti locali vivono e la forza di volontà degli amministratori a mettere in campo energie e risorse per evitare la resa. Noi, oltre quando già abbiamo sofferto, guardi, io non riesco più a immaginare che cosa altro dobbiamo soffrire, in tutta onestà, patti di stabilità, dotazioni organiche che ridotte, come dire, all'osso. Ridotte all'osso, al lumicino, sul PNR riusciamo, cioè noi riusciamo ad andare avanti, va bene? Miracolosamente con il reddito di cittadinanza, perché qualcuno ha, come dire, fortunatamente abbiamo utilizzato anche i redditi di cittadinanza per tanti, nella manutenzione io ho preso tantissimi, e oltre questo col PNR abbiamo avuto la possibilità, chi ha avuto la possibilità, perché non tutti quanti abbiamo avuto questa possibilità, di mettere qualche architetto, qualche, vabbè, sì. Quindi dico, credo che a punto zero noi siamo arrivati.